sono vari modi per poter interagire attraverso il senso del tatto. Intanto va capita una prima differenza. Allora, gli occhi, ma abbiamo due occhi, okay? Le orecchie, abbiamo due orecchie. Il senso del tatto è distribuito su tutto il nostro corpo. Quindi è qualcosa di già molto più difficile, molto più complesso. Ma non solo, che il nostro senso del tatto, in ogni punto della nostra pelle, possiamo sentire più informazioni apti, ovvero più informazioni tattili. Possiamo sentire appunto vibrazioni, temperatura, pressione, sfregamento e tante altre cose. Quindi in ogni punto possiamo ricevere tante informazioni su tutto il nostro corpo. Quindi ricreare l'impressione, ricreare il senso del tatto quando si interagisce con dei mondi virtuali e remoti è molto difficile, soprattutto se si cerca il realismo, perché dovremmo simulare le interazioni in tutti i nostri punti del corpo, quindi questo è molto difficile. Ma è importante perché è importante riuscire a toccare le cose, perché quando manipoliamo degli oggetti il nostro senso del tatto è fondamentale per riuscire nella manipolazione. Non so se hai mai provato, ad esempio, a legarvi le scarpe quando avete dei guanti. È molto difficile. Oppure se avete mai provato ad accendere il motorino in inverno senza guanti. È molto difficile perché i guanti o il freddo dell'inverno riducono le nostre capacità tattili, quindi se non sentiamo la chiave, non sentiamo i lacci delle scarpe e non riusciamo ad allacciarci le scarpe, non riusciamo ad accendere il motorino, perché non riusciamo a sentire, non abbiamo il senso del tatto e quindi non riusciamo in quel task di manipolazione che dobbiamo fare. Eppure abbiamo lì, vediamo tutto, riusciamo a sentire tutto, ma senza il senso del tatto non riusciamo a portare a termine questi task che sono semplicissimi.